Allora, posizioniamo il sensore di movimento qua. C'è qualcuno in questa casa? Sì. Potete dire il vostro nome? Chi è che sta in questa casa? Si è acceso il K2. Ci puoi dire un nome per favore? Si è acceso ancora. Siamo qui. Amici non troppo. Chi dormiva in questa stanza? Mi dici il nome di chi dormiva in questa stanza? Mi fai illuminare il K2 se sopra trovo qualcosa? Sì. Certo. Grazie. Porco. Cosa? Il K2 come ha segnato. Ovviamente arrivo io, eh no? Prova a tornare indietro un pochettino. Fai domande. C'è qualcuno? Devo andare in camera mia? Possiamo salire? Vogliono farti salire. Semaforo rosso. Eccolo. Eccolo. Posso salire? Se sì, mi illuminate il K2, per favore. Okay. Ok. Mi date qualche segnale? Ancora? Mi date qualche segnale? Me lo fai illuminare? Grazie. Sei buono o buona? Se sei un'entità buona o buono, mi fai illuminare il K2? Posso definirti un guardiano? Dammi un segnale. Tutte e due. Ma un guardiano nel bene o nel male? Nel bene? Sicuro? Faccio una registrazione, mi dice ancora qualcosa? Guarda. Puoi dirmi il tuo nome? Adesso il nome da donna. Sei una donna, quindi?
Sei qua vicino a noi in questo momento? Non ho capito, puoi ripetere per favore? Vorrei rispondere. Vorrei rispondere. Ma sei da sola o c'è qualcuno qua con te? Un altro nome, sì. Eccolo. Eccolo. Grazie. Ma sei Pietro? Se sei Pietro, mi fai illuminare il K2, per favore? Quasi il rosso, eh? Facciamo una sessione di metavisione, metodo Schreiber, con televisore a tubo catodico e vediamo se adesso sto cercando di sintonizzarla, se così si può dire, fargli fare questi effetti a circuito chiuso. E vedere dopo, facendo dei brevi filmati, quando poi andremo ad analizzare, vediamo, vedremo, speriamo, dei visi.